seguire tutto. Allora, mi presento, ragazzi, per chi non mi conosce, io sono Black Ivy, il mio vero nome naturalmente è Andrea, sono il socio di Chicco e insieme a lui gestisco il canale Twitch Chicco Ita. Quest'oggi su Spazio Games vi porto un nuovo titolo di casa Ubisoft, Rainbow Six Siege, un gioco che all'inizio non mi aveva preso più di tanto, ma dopo averlo provato, ragazzi, nella beta, seppur con grandi difetti, mi ha subito catturato e questi giorni, ragazzi, lo sto giocando parecchio. È un gioco diverso, che esce un po' fuori dal coro in un momento in cui gli FPS sono molto frenetici. Siege offre invece un approccio molto più tattico, molto più di squadra e anche molto più lento. Come prima, sicuramente Simo, vediamo dove capitiamo, se in attacco o in difesa. Tanto, benvenuti a tutti, ragazzi. E buon pomeriggio. Allora, dovrei essere in difesa, ragazzi, se ho visto bene. Sì, mi hanno già preso i miei operatori preferiti, che è Frost, quindi utilizzerò Mute. Cercherò anche di spiegarvi più o meno, ragazzi, tutti gli operatori che utilizzerò, ragazzi, anche se tendo a utilizzarne due, che sono quelli nuovi, introdotti con il DLC della scorsa settimana e disponibili invece da oggi per tutti gratuitamente. La scorsa settimana invece è stato reso disponibile per tutti coloro che, come me, avevano il Season Pass. Ah, non lo so, Simo, dai, dopo ti invito. Tanto volevo partire subito, ecco perché ho messo subito partita libera, ragazzi, in modo tale da fare. Allora, oggi, ragazzi, io sarò qui fino alle 17. Dopodiché ci sarà la live, della redazione, Sentinella ragazzi, attacca. Dobbiamo proteggere con l'ascensore Street di Fighter. diritto. Dopodiché dalle 18, ecco, mi hanno già ucciso, ragazzi, i miei alleati perché sono dei simpaticoni. Purtroppo, ragazzi, questo è un problema Un nemico ha comune. individuato il contenitore di biorischio. Gente si diverte così, ma il bello di questo gioco è anche fare questo, votare l'espulsione di qualcuno. Meglio non rimanere qui, va. Due voti. Se lo espellono non rimango, dai. Rimango L'hanno cacciato, invisibile. allora rimango. Buono. Questo è il bello, ragazzi. Loro fanno gli stronzi, però tu li fai cacciare dalla Ancora partita. 5 secondi. Giusto. Allora, nel DLC, ragazzi, sono stati introdotti due nuovi operatori. Nemico ha Uno per individuato il l'attacco, contenitore uno di per la difesa, biorischio. provenienti dal JTF2 canadese, il sistema antiterrorismo del Canada. L'operatore per l'attacco ha a disposizione come bonus il fucile a pompa sotto canna, o un fucile mitragliatore, quindi simile all'M4, o un semiautomatico e il pompa sotto canna, mentre il difensore ha le trappole per orsi come bonus, di classe, veramente utile comunque. Ciao Ludovico. Benvenuti a tutti, nel frattempo, ragazzi, scusate, iniziamo la partita male, ma Porta sicura. la gente ti deve uccidere così. La mappa dell'aereo sì, è l'Air Force One, ragazzi. La nuova mappa invece introdotta con DLC, ragazzi, è Yacht, che però non capita spessissimo, anche perché comunque le mappe sono parecchie, le partite durano anche abbastanza. No, Fragrant, oggi pomeriggio, ragazzi, sarò qui fino alle 17. Bendato vola tutto, ragazzi. Sì, però sei me. Ah, non è medico, è Rook. Prima partita iniziava male, ragazzi. Purtroppo. Difensori uccisi. Purtroppo, ragazzi, succedono anche queste cose. Ahimè. Allora, vediamo se riesco a giocare. Questo, ragazzi, è il nuovo operatore che vi dicevo per l'attacco del JTF2 canadese. Buck. Arma primaria C8SFW. Sembra molto un M4, ragazzi, e come bonus appunto vedete il pompa sotto canna. È uno dei miei operatori preferiti, ragazzi, perché? Perché è molto versatile. In questo gioco comunque le armi sono riprodotte in modo secondo me molto fedele, quindi hanno tutte il selettore di Trovate il fuoco tranne contenitore di una, che biorischio. è quella dell'operatore nuovo per la difesa. E in questo modo Contenitore di Buck, vita intatto. ragazzi, diventa una tripla arma, se vogliamo metterla così, perché ha il fucile automatico. Col selettore di fuoco potete selezionare la modalità però di fuoco semiautomatica e in più avete il pompa sotto canna per rapide incursioni se dovete entrare in una situazione spiacevole.
Ok, proviamo a vedere se sono sotto, ragazzi. Purtroppo i nemici si stanno massacrando tra di loro, ragazzi. Questo è un problema che capita soprattutto in partita libera. Dopo, ragazzi, se riesco a organizzare la squadra, faremo invece classificata. Lì le partite sono più serie, più serrate. E i team anche sono più rispettosi delle regole, mettiamola così. Di questo titolo, ragazzi, mi piace particolarmente la sua. Non lo so come esprimere. Aspettate, ragazzi. Mi piace perché è unico in questo genere, ragazzi. È il primo gioco tattico su console, il primo FPS che esce un attimo fuori dal coro. Non è veloce, non è frenetico, è ragionato. Devi giocarlo molto di squadra, ragazzi. Io adesso sono in partita da solo. Dopo, comunque, cercherò di giocare con una squadra di amici. Perché cambia totalmente il gioco, ragazzi, in questo senso. Difensori eliminati. Ecco, Missione purtroppo le d'attacco partite riuscita. finiscono subito perché si massacrano tra di loro. Ma ba si bacia, ragazzi, e tre nuovi operatori che oggi vengono rilasciati per tutti. No, su quello sono d'accordo con te, Spider. Stanno effettivamente perdendo un attimo il punto. Però comunque, ragazzi, secondo me sono tutte cose che risolveranno col tempo. Alcuni bug, è vero, sono stati introdotti con l'ultima patch, ad esempio quello più sconveniente che capita molto in attacco è il bug delle armi nere, che voi vedete l'arma senza skin, anche il personaggio senza skin. Quello, ragazzi, è veramente fastidioso, soprattutto se utilizzi lo scudo non puoi giocare. Quello, ragazzi, sì, è stato un brutto bug. Sì, Andre, stasera sì. Sentite la stanza. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Allora, questo ragazzi invece è il nuovo operatore per la difesa. Come vedete piazzo delle trappole per orsi. Non stavo scherzando. Modificate un po' per farle diventare più tattiche, ma alla fine infine sono trappole per orsi. Molto utili perché se piazzate sotto le finestre, quando un operatore cerca di entrare e non le vede, ci cade proprio sopra. Le trappole non uccidono, ma lasciano il giocatore ferito a terra. Non può rallentare la ferita, quindi sanguina molto velocemente, quindi muore anche rapidamente. E in più è bloccato lì, non si può muovere da lì, quindi deve essere subito rianimato da un compagno. Cosa che però diventa difficile se si muore a distanza. Droni, meglio distruggerli subito. Il matchmaking, ragazzi, presenta ancora dei problemi però. Purtroppo, ragazzi, ancora il matchmaking presenta dei problemi perché comunque si tende, alcune partite possono essere lente nel trovarle, si blocca ogni tanto, quello sì, devono patcharlo. Dato, ragazzi, benvenuti a tutti. La community, ragazzi, non so in merito a spazio, però, ragazzi, la community italiana io la vedo molto attiva. In partita mi capita spesso di trovare italiani con cui poi alla fine mi trovo a giocare, magari ti aggiungi tra gli amici e giochi insieme. Quello sì, ragazzi, l'ho trovato fin da subito. Purtroppo, ragazzi, non vi riesco a far vedere una partita decente perché i nemici si continuano ad uccidere tra di loro. Ne rimane sempre uno vivo e poverino soccombe dopo poco. Proviamo a riprendere Buck nella speranza di giocare. Sì, veramente, Simo, belle partite, ragazzi, perché proprio oggi questi si volevano uccidere tra di loro, così gli andava. Tanto, ragazzi, benvenuti a tutti su Spazio Games. È un po' Andrew, più che altro ho anche mal di gola. Ok, vediamo se riesco a fare un round decente, Trovate il ragazzi. contenitore di biorischio. Obiettivo della stream di oggi è fare un round. Secondo me sì, ragazzi, a livello competitive già sono state attivate le competizioni SL, anche per l'Italia ci sarà un torneo da quanto ho visto, ragazzi, quindi a livello competitive credo prometta bene come gioco. Effettivamente è un gioco da giocare assolutamente in competitive, poco ma sicuro. Non è un gioco. Sì, lo puoi giocare anche for fun, ragazzi, ma il vero gioco ti fa salire l'adrenalina quando lo giochi in squadra, ti ritrovi in una situazione chiusa, rimani magari uno contro uno, se non uno contro due, o peggio contro tre, e così via. Lì ti sale veramente l'adrenalina, quindi giocarlo di squadra è tutto, e giocarlo in modo competitive, ragazzi, è la vera essenza di questo gioco. Posizione contenitore di biorischio ignota. Trovatelo.
C'è un sistema di ban, ragazzi, però è solo per la classificata. In partita libera, ragazzi, per ora è limitata come cosa. Certo, se uccidi troppe volte i nemici, vieni comunque buttato fuori. Quello sì. Però non è attivissimo come sistema, come invece lo è per la classificata, ragazzi. Ah, questo è un altro dei miei operatori preferiti, degli Spetsnaz russi, Fuse, che mette delle cariche, vedete, che lanciano 5 granate a frammentazione all'interno della base nemica. Io ora faccio un buco un po' più grande e tiro una flash. Flash che quando lo uso io non... Ecco, perché amo Buck. Ricarichiamo. Nel dubbio. Se vuoi entrare, entra. No. Ah, sta mi sa di qua, ragazzi. Non è una bella situazione. L'ho ferito. Però non troppo. È da dietro. Ci ha fatto il giro. No, Baximo è il top. Attaccante neutralizzato. Ci abbiamo anche perso, ragazzi. Nonostante ne avevamo massacrati tanti, ci sono arrivati da dietro. Una classe buona per l'assalto, easy, io preferisco ad esempio molto Fuse. In alcune situazioni ti trovi anche a fare triple o quadruple. Dimmi Angel. Allora, cambiamo ragazzi, mettiamo... non lo so. Rook. Un operatore utile comunque per la difesa perché può disporre dei giubbotti, delle placche più che altro aggiuntive per i suoi compagni di squadra e per se stesso. In questo modo l'armatura... al petto aumenta, quindi riesce a subire più colpi senza morire. Allora, ecco, appena inizia il match, subito mettere questo. Vedete delle placche, ragazzi, di metallo che si posizionano qui. In questo modo hai più armatura se ti sparano al petto. È anche una cosa relativamente utile, ragazzi, perché in un gioco comunque così, in cui un colpo alla testa uccide di qualsiasi arma, molti sparano direttamente alla testa, quindi le placche al petto non è che servono più di tanto. Però magari ti puoi trovare in quella situazione in cui un giocatore magari un attimo distratto ti inizia a sparare al petto così di primo fuoco e non... magari non muori. Mi è successo, ragazzi, l'altro giorno, ad esempio, sparando a uno col fucile a pompa, non l'ho ucciso. Mancano 5 secondi. Non lo so, Spiker, onestamente, ragazzi. Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi. Allora. Vediamo. Io mi metto qui, ragazzi, ma so già che entreranno probabilmente da qui e verrò fucilato io. Questo vuole mettere la placca qui, lasciamogli il posto. Sia mai. Possedono appena compri il gioco, ragazzi, puoi usare solo la recluta. La recluta vale per qualsiasi fazione, però non ha bonus specifici. Hai solo le armi della fazione magari che scegli. Quindi se usi ad esempio gli Spetsnaz, puoi usare la K12 per farti un esempio. Però non hai bonus particolari. Dopo invece devi comprare gli operatori di qualsiasi fazione tu voglia. In quel modo avrai quindi ad esempio sempre lo Spetsnaz, quindi la K12, però ad esempio il Fuse può mettere delle cariche a grappolo su porte e finestre, per farvi capire. La recluta invece, ragazzi, è operatore generico, mettiamola così. Allora probabilmente uno passa da lì e uno invece ci fa il giro alla sinistra. Sarà una brutta situazione tra poco qui. Ecco, sono stato individuato. Era uno scout, hanno mandato avanti un drone. Stanno sparando di colpi. Io mi metterei davanti alla porta. Obiettivo fare anche una kill, ragazzi. Ah no, una l'ho fatta prima con Buck, è vero. Ottimo. No, ci hanno cambiato idea, ragazzi. Come vedete è un gioco lento, diverso dal solito, ragazzi. È un gioco in cui, secondo me, non può... esistere il camping, perché questo non è camperare, ragazzi, questo è aspettare il nemico. Secondo me anche Spider, sono d'accordo con te, è un gioco che veramente mi ha preso molto, ragazzi, non me l'aspettavo. Mi hanno disattivato il mirino. Spare gli altri due colpi, tanto sono gratis.
Provo a muovermi, ragazzi, ma probabilmente morirò malissimo. Loro sono sulle scale, da quanto ho capito. Dall'altra parte della bomba, quindi. E uno invece è qui sulla mia destra. Se non ho sentito male delle cuffie. Probabile ho sentito male. E glielo semi-auto. Cioè, raffica tre colpi e niente. Vince lui. Ha fatto un bel tiro. Il DLC, sì, ragazzi, è disponibile da oggi. Contiene due nuovi operatori e una nuova mappa. Da oggi è disponibile per tutti. Sì, è vero, Barbutus. Allora, quando morite, ragazzi, comunque potete essere di aiuto alla squadra con queste telecamere in cui potete spottare i nemici. Missione fallita. Difensori uccisi. Peccato, abbiamo perso, ragazzi. 1-3, un ottimo risultato. No, Alex, ma quello che dico io, ragazzi, è che comunque la community italiana io lo vedo anche parecchio attiva. Quindi mi è capitato più di una volta in partita di incontrarmi con italiani e iniziare a giocare con loro. Anche il matchmaking in questo senso credo che più o meno sia di aiuto. Quindi, secondo me è un gioco da prendere, anche perché poi la squadra la metti su magari col tempo. Allora, un attimo, ragazzi, andrò a schermo verde con il solito gatto strano e eccetera. Devo invitare qualcuno. Ok. Non so, ditemi voi ragazzi come si sente l'audio di gioco. Onestamente non lo so ragazzi, io purtroppo per ora sono solo su Xbox One, quindi non so effettivamente sulle altre varie piattaforme come la community. Io vi dico per Xbox One trovo molto spesso partite con italiani, li ho visti anche abbastanza attivi. Allora. Simo, ci sei? Voi ragazzi non potete sentire i miei compagni di squadra, quindi sembro un matto che parlo da solo, ma no, vi assicuro che non è così. Ok, Simo non mi sente però. Ah, ok, Alex. Ah, intanto mettiamo classificata, ragazzi, Simo starà attaccando le cuffie. No, ragazzi, già lo trovate comunque scontato da ovunque. Lo trovate tranquillamente scontato, ragazzi. Ma aspetta, Simo, ma ripartiamo, ma si è un attimo buggata la chat. Non lo immagino, Nicolas, ragazzi. Ok, adesso ragazzi andiamo in classificata sperando di trovare partite più regolari, mettiamola così. Simo, non è che non mi senti, prova ad attaccare le cuffie perché non è il simbolino. O se sei in un gruppo, controlla. Ok, ora ti sento, vedi Simon. Si erano buggate un attimo le cuffie. Ti sento un po' basso però. Ecco ragazzi, forse questo è l'unico problema del gioco. Ogni tanto il matchmaking rallenta parecchio l'azione. In queste situazioni si trova e magari manca una persona, però ci metti magari 2-3 minuti per trovarla. È una cosa effettivamente frustrante, però. Capisco anche che ci siano dei problemi, magari. Ok, trovato, dai, è stato anche abbastanza rapido. Pensavo peggio. Cambiamo mappa. Caffè Dostoevskij. No, vabbè, non è bruttissimo il mappa. Un po' complesso.
Allora, io riprovo sempre i nuovi operatori, ragazzi, in modo tale da farli vedere, dopo comunque cambierò spesso. Non gli metto nessun voto, faccio scegliere agli altri. In classificata, come vedete, ragazzi, ci sono delle funzioni in più, come ad esempio il punto che volete difendere. In questo caso tutti stanno votando la sala camina. Una novità che è stata introdotta con DLC, ragazzi, di questa settimana, comunque anche uscito la settimana scorsa, è questa, che quando vincete una zona, ad esempio in questo caso se adesso noi vinciamo la difesa in sala comino, poi non la possiamo più giocare per almeno un turno. È una, secondo me, un'introduzione necessaria e secondo me è una bella aggiunta al gioco. Caricamento completato, manco io. Ok. Allora, vediamo se L'area e riesco a proteggere piazzare due l'impianto. trappole fatte bene. Questa, ragazzi, invece è una modalità diversa da quella di prima. Qui ci sono due bombe e i nemici devono piazzare il disinnescatore su una di loro per vincere. Un po' cerca e distruggi, per chi è pratico. Ok, La squadra d'attacco ha trovato una bomba, proteggetela. la mettiamo sotto questa per sicurezza, visto che loro arrivano da sotto. Le trappole per orsi, ragazzi, all'inizio io le avevo sottovalutate, pensavo, cazzo, una trappola per orsi in un gioco si vede. Invece effettivamente, ragazzi, è una Mancano bella 10 aggiunta, secondi. perché se voi magari entrate in una stanza così, non fate caso a quello che vi 5 capita secondi. sotto i vostri piedi. Quindi molto spesso mi trovo a fare uccisioni Il con nemico ha questa trovato una nuova bomba, trappola, ragazzi. prepararsi all'ingaggio. Io ora sto facendo il ruolo di scouter, quindi sono in giro per la mappa, utilizzerò le telecamere, ragazzi, e poi cercherò di prendere i missili da dietro, magari. Allora. Sì, ragazzi, anche qui c'è il bug dei manichini neri. Succede anche abbastanza spesso, speriamo che venga patchato presto, ragazzi. Perché ad esempio con lo scudo non si può giocare. Credo, ragazzi, nella lounge. Simo. Sento dei rumori, infatti hanno spaccato la telecamera. Ho un contatto visivo con i nemici, piano terra. Uno l'ho identificato. Non credo non siano tanto lontani da me, infatti sto pronto. Allora, piano piano, senza farci sentire. I suoni, ragazzi, sono molto ben fatti su questo gioco. Credo almeno uno sia sotto di me. Allora, probabilmente è davanti a te perché lo sento proprio sotto di me. Ok. Arrivo, arrivo. Non vorrei che salgono magari così per rappresaglia. Ok, arrivo. Piano piano. Ci sono. Sì, c'è la fine BB e poi vanno su Alpha, te lo immagini. È brutta scena. Ecco, dietro di me. Scale. Ma lì c'era una trappola, oh. L'hanno spaccata, si vede. Aspetta un attimo, eppure qua non è una bellissima situazione. Non so se quello era uno o due. Arrivo. Arrivo, arrivo, arrivo. Qua è chiusa. Li sono arrivati dietro, ma si sono girati tutti. Pensavo che stavi pushando pure tu. Cazzo. Errore di un attimo di coordinazione, ragazzi, da parte di me e Simo. Se li pushavi pure tu un attimo, ce la facevamo. Però si sono girati tutti a guardarmi. Bruttissima come situazione, ragazzi. Non lo so, Poseidon. Credo questa sera. Matto.
Ultimo nemico rimasto, speriamo di vincere. Sì. Bella Simo. Vediamo. L'ultima kill di Simo, ragazzi. Quello era un termite. Ti ha fatto saltare a mezzo mondo. Bel tiro. Come vedete, ragazzi, un proiettile in testa di qualsiasi arma uccide. È per questo che adoro questo gioco. La precisione conta. Ciao Marines. Allora, rimettiamo back, ragazzi, e dopo cambiamo. Mi trovo meglio, ragazzi, in attacco, perché in difesa è sempre problematico posizionarsi. Se non è una squadra, invece in attacco, bene o male, anche in due, comunque un'azione bella si riesce a fare. Ah, già sono qui loro, così, tranquilli proprio. Ok, l'abbiamo già trovato tutti e due, cerchiamo di piazzarci. Sento, jammer. Sì. Ok, io ho una bella posizione su B, almeno vedo quasi tutto un angolo di B. La modalità con l'ostaggio, ragazzi, è una modalità casuale del gioco. Dipende da quale mappa e dipende se esce la modalità. Si alternano, ragazzi, parecchio. Mi sa che mi hanno beccato il robottino. Allora, Simo, aspetta e vengo da te, eh. Sei un po' lontano. E io sto proprio davanti ad Alfa, comunque. Se vuoi io ti spacco Alfa e tu controlli col cecchino. Tanto te la stanno già per rompere la finestra, mi sa. T'apro questa finestra, è pronto Simo? Vieni qua Simo. Punta su questa. Pronto, eh? Vai. Simo, ragazzi, sta usando l'unico operatore con il mirino telescopico, quindi tipo cecchino, però un fucile semiautomatico, ragazzi, che è stato anche patchato. Prima faceva 180 di danno, adesso 150. Ecco, uno dei nostri è caduto su una bomba attaccata a una finestra. Ti apro ancora un po', Simo? Vai. Loro sono 4, noi 3. Non è una bella situazione. Può essere che Alfa è libera. Non vorrei dire una cazzata, Simo, ma secondo me Alfa è libera. Il problema è qui a sinistra. Attento, Simo, qua a sinistra, guardami. Io, ragazzi, ve lo consiglio come gioco, è un gioco che veramente ti prende, poi. Provo, eh. Perché già so che finirà male. Piazzo il disinnescatore, Simo. Qui nell'angolino a sinistra. Disinnescatore online e attivo. Usciamo. Boh, aspettiamo. Ciao, oh, ma ha preso subito, sto mettendo il pompa. Sulla sinistra Simo, verso il disinnescatore, attento. Ultimo uomo per la squadra alleata. No, sei morto pure tu, Simo. No, perché li spara? Sparagli le altre due colpi.
No, fortuna è andata a prendere. Fortuna l'è andata a prendere. Se no perdevamo di brutto. Il 417, sì. È semi-auto. Cioè su Twitch. Peccato, se mettevo lì il pompa, quello lo distruggevo. Fatto una cazzata. Allora, si chiama operatore, proviamo Castle. Nel bar, ragazzi, sarà brutta come difesa. Sì, anche domani sera, ragazzi, sarò qui con Siege. Ancora no, ragazzi, non sono stati risolti i bug. Speriamo presto. Quanto? 58. Ah, sì. Oggi la connessione va a power. Proteggete le bombe. Il massimo che ho visto da un nemico è stato 700 di ping. No, 1100 l'altro giorno. Restare nella zona operativa. Questo, ragazzi, invece è il bonus di Castle. Mette queste barriere un po' diverse e sono rinforzate, quindi queste sono antiproiettile. Devi restare in questa zona. Allora, intanto prendiamo comunque le piastre. I nostri amici con rampino. Come la vedo brutta. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Ecco, ci hanno già trovato. 10 secondi. 5 secondi. I robot non si muovono, sono un problema, ragazzi. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Ti metto il pannello corazzato qui, eh. No, Barbutus. Effettivamente no. Io sto guardando qui fuori le scale, Simo. Probabile tra... Se muoio io, preoccupati di quella porta dove ho piazzato la bomba. Vi dirà così. Probabilmente morirò tra pochissimo. E iniziamo bene. Ok. E continuiamo. Dal tetto? Butto ginocchio. Ah, già sei morto? Aspetta, aspetta, Simon, stanno arrivando di qua. Lo sapevo che finiva così. Quello con lo scudo, c'ho un problema. Cos'era, una flashbang? Sì, ragazzi, sto sparando random, lo sa. Cioè, sono in due e ancora non mi hanno ucciso. E quello mi ha salvato la vita. Ti voglio bene. Ma tanto. È un grande quello, mi ha salvato la vita. Io sono sopravvissuto con due nemici davanti, da cieco sparando a caso. Non mi riuscirà mai più. Su B, immagino. Arrivo. Cioè, uno mi ha salvato di brutto. Ma quello è l'unico punto d'accesso. Sicuro qua sulla sinistra. A destra. Ho sbagliato. Sicuro qua a sinistra. Era a destra. Disinnescatore trovato. Proteggete le bombe. L'ha trovato, l'ha trovato. Dai, che ce la fa, ce la fa. Dovete distruggerlo. Dai, l'ultimo. Perso. Gliene mancava una. Gliene mancava una. Che sfiga. Vabbè, dai, ci sta. Sono 0-3. Ottimo. Con due assist, però. No, 2-1 per noi. Allora, in attacco, ragazzi, mettiamo Thatcher invece, è molto utile. Con le sue granate EMP riesce a distruggere qualsiasi equipaggiamento elettronico nemico. In questo modo potete sfondare qualsiasi porta, disattivare bombe, eccetera. Disattivare mine, più che altro. Metti Termite, io sto con Thatcher. Andiamo insieme così. I nuovi operatori OPR secondo me sono molto forti. Molto molto forti, ragazzi, anche forse Buck è leggermente OP. Le trappole per orsi sono una bella aggiunta, ragazzi, in difesa, però già bene o male limitate, mettiamola così. Invece Buck, ragazzi, è molto molto forte.
che è molto versatile. Ottimo. Vabbè, sarà FK. Io provo a stare sopra. Allora, io sto lì nella stanza del camino, non c'è nulla. Non li trovo proprio. Oh, buono, l'abbiamo trovato. Inserimento Se tracciato era per me sicuro. non li trovavamo mai. Il disinnescatore è stato recuperato. Procedere e disinnescare la Sì, i nuovi bomba. operatori razzi sono disponibili da oggi per chiunque, però costano 25.000 fama in game, quindi abbastanza. Dove vuoi passare? Ah, ok, ti vedo. No, non ti vedevo un attimo, sì. Ah, è entrato, scavalca tipo qua. Allora, queste sono le scale. Però non so se effettivamente quanto è rischioso. No, ma la carica di termite ti tettera. Ce l'ho io la carica, quella normale. Vai. Aspetta, ne piazzo uno qua sulle scale, arrivo. Allora. Aspetta, intanto là dentro metto una MP. Ho distrutto una telecamera e un dispositivo antintrusione. E qualcosa c'era. Colpo alla testa. Ok, allora qua non c'è la trappola veloce, potrei provare a entrare. Vado, vai, vai. Allora, qui davanti un'altra porta. L'arma che è rimasta dentro il muro, ottimo. Allora, metto una trappola. No, ah no, aspetta, scusa, spaccagli col termite. Ti tiro una MP lì, aspetta. Vai, cavo elettrizzato distrutto, vai. Vai. Non è nessuno. Quel problema. Aspetta un attimo, non mi ricordo se c'era una. Eccolo, uno qua a sinistra. L'avevo sentito allora. Neanche io sto dietro al cesso, vieni un po' tu. Eh no, mi aspettava dietro l'angolo, stavo furbo, ho Ultimo fatto uomo la della cazzata. squadra alleata. Attaccante neutralizzato. Vabbè, eravamo rimasti io e te, Simo. Questa volta utilizzerò Bandit, ragazzi, che può mettere elettricità su filo spinato e muri corazzati. In questo modo sui muri chiunque si avvicina prende danno e non può piazzare cariche, ragazzi. Molto utile. Allora. Difendete l'area e proteggete le bombe. Sì, non so chi la vota sta parte. Non... No, fammi rinforzare. Mi metto subito qui. Questi muri rinforzati, ragazzi, possono essere distrutti solo da un operatore specifico che si chiama Termite. Però se sono elettrificati, come in questo caso, non possono piazzarci cariche sopra. Quindi devono usare l'operatore che stavo Ancora usando 10 io secondi. prima, Thatcher, per tirare una EMP e in questo modo distruggere 5 secondi. Jammer il pronto. cavo. Allora, questa stanza è Gestione bomba indistruttibile, sicura. quindi. Ah, fammi prendere pure le pedacche, ah, anche l'avevo prese. Anche l'avevo viste più che altro.
Se questo mette... Ah, sì, mo ce n'è un altro minuto a metterli buona. Perché da qui segnalano? Già stanno qua sotto, mi sa, nemici. Mi sa di sì. Vedo spara dalla finestra. Un tiro a botta, dai, sono messi in due. Speriamo bene. Allora, qua dentro tanto è tutto barricato, non... Sta cosa non l'ho molto capita, ragazzi, anche perché dentro questa stanza non ci possono entrare perché i muri sono super spessi, quindi mi metto come ultimo uomo. Da sopra, EMP. Bel tentativo al C4, ma si è tolto subito. Meglio tenerlo full auto l'MP7, va. Li stai sparando tu o ti sta sparando lui? Non ho capito. Ti sta sparando lui. Non più. L'MP7, ragazzi, su sto gioco è spaventoso. Molto molto preciso, guardate. Una raffica pulita. Ed era in full auto. Anche perché non c'è la modalità a tre colpi. Molto molto bella come arma, ragazzi. Allora, per l'attacco sto botto utilizziamo Fuse. No, sì, Fuse. Dopo brutti ricordi in montagna, ragazzi. Vai, dai, prova. Pulse Barbudos. È un pulso elettromagnetico che distrugge qualsiasi cosa di elettrico, appunto, lo disattiva. Dovete usare il drone per trovare una bomba. Allora, vediamo dove stanno. Coi droni, ragazzi, io veramente sono scarso, non li trovo mai. Il drone ha trovato una bomba. Bravo, perché sennò mi ci metto un'ora. Però Il drone alleato ha ho trovato la trovato una bomba bomba. alfa. E i nemici sono rimasti in due, Simo. Hanno quittato tutti. Vabbè, dai. Questa partita finirà subito. Allora, guarda, alla fine due nemici possono ucciderci anche tutti. Mi sono bloccato in un angolino del Abbiamo il tavolino, disinnescatore. non ho ben capito Bomba come. individuata. L'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla. Ah, l'arma nera, ragazzi, non si vede, che bello. Allora, io provo di attendere la carica subissimo con Fuse. Tanto sono in due, non è che... Pronto. Vai, eh. Sì, ho visto. Hai anche rischiato parecchio, secondo me. Ah, ce l'ho io il disinnescatore. Aspetta che lo... Enco. Arrivo, lo piazzo, eh. E l'ho messo nell'angolo qua alla destra, eh. Disinnescatore online e attivo. Però non posso scavalcare se non mi spacco le ginocchia. Vita. Tanto non so dove stiamo trovando. Guarda, il genio dell'alleato che ti tira la granata di fianco. Buono. Difensori Vittoria neutralizzati, facile vittoria questa. per gli Benvenuti attaccanti. a tutti ragazzi, buon pomeriggio. Sì, spara gli altri due colpi, dai. No, 2-4. Brutta. Allora, ragazzi, come vedete i gradi sono divisi in due modi. Il grado 43 corrisponde al livello che guadagnate tramite XP. Il grado personale invece corrisponde alle partite vinte e anche come vincete, ragazzi. Se ad esempio fate 4-0 nemici, potete salire anche un po' più di grado. In base al vostro ratio vittorie e sconfitte, salite di divisione. Il massimo è platino 1. Io sono ancora oro 2, quindi ne manca ancora.
Il livello massimo è infinito, ragazzi. Non c'è un level cap. C'è anche gente che sta già al 150 e oltre. Un difensore buono, ragazzi, dipende dal tuo stile di gioco. Io consiglio Mute, ragazzi, mi piace molto con l'MP5. Il fatto che puoi mettere il jammer, comunque, quindi blocchi sia i droni che le cariche esplosive, è molto utile. Ma il massimo è diamante? Cazzo, non ho mai visto diamante. No, diamante, ragazzi, me l'ero persa. Mi ero rimasto a platino io. Errore mio. Allora, vi ricordo intanto, ragazzi, mentre cerchiamo la partita, vi ricordo il palinsesto di oggi con Spazio Games. Fino alle 17 sarò online io, ragazzi, con Siege. Dalle 17 alle 18 ci sarà la redazione con Street Fighter 5. Dalle 18 alle 21 Spazio Games Story. Rivedremo le repliche storiche di alcuni live, e dalle 21 alle 23 ci sarà Dr. Wiles con un classico di altri tempi, Age of Empires 2. Quindi una giornata piena, ragazzi, su Spazio Games. Il Bope, quella brasiliana. Il prossimo DLC dovrebbe uscire ad aprile, se non ho capito male. Poi ci sarà quello in autunno con i giapponesi. Allora, Capcan, ragazzi, è molto forte, effettivamente, come operatore, hai ragione. Ecco, errore matchmaking. Ogni tanto succede. Devo rinvitarlo. Capcan, ragazzi, è molto forte come operatore, avete ragione. Però, a parità di fattore, preferisco il nuovo operatore. Perché comunque la trappola sul muro la vedi, invece la trappola per orsi ci cadi sopra. Allora, aspettate un secondo, ragazzi, devo rinvitare Simo, che siamo crashati. Eccomi, scusate. Lo smoke anche è molto forte, magari, però lo devi piazzare bene, magari. Più che altro puoi fare lo scout con smoke e poi magari arrivargli da dietro e mettergli una carica velenosa. Quello sì. Consiglio più per lo scouting. Allora, vado in classificata. Sì, dopo lo. Non lo sai che non so se l'ho sbloccato Capcan, mi sembra di sì. Dopo il massimo provo. Però non è che mi piace più di tanto, ragazzi. Perché sì, è forte il bonus che comunque metti delle trappole su porte e finestre. Quindi se qualcuno entra, esplode. Però, ragazzi, è anche molto visibile comunque la bomba. Perché sia raggio laser sia lanci un gancio fuori dalla porta. Quindi uno che ci sta attento lo vede subito. Un giocatore che gioca da parecchio lo nota. Allora, speriamo, ragazzi, non si buggy di nuovo. Purtroppo il matchmaking, ragazzi, ogni tanto risente di alcuni problemi. Io spero, infatti, spero che prima o poi li mettano qualche magari fazione, mettiamola così, italiana. Però, ragazzi, ci spero poco. Ah, ok, Pierre. No, ma gioco sempre con quelli nuovi principalmente, ragazzi, di operatori, perché mi piacciono anche molto. Bucky in attacco è formidabile. È come avere tre armi in una. E per la difesa invece comunque Frost, ragazzi, le trappole per orsi è troppo divertente. Se li piazzate nei punti giusti fate anche parecchi kill. Un operatore d'attacco molto usato, Michael, ti consiglio Fuse, che comunque metti la bomba a grappolo. Però quella se giochi in modalità con l'ostaggio rischi troppo. Se uccidi l'ostaggio la tua squadra perde. Quindi Termite ad esempio è molto usato perché sfondi le parete corazzate. O anche Thatcher, con le granate EMP riesce a disattivare qualsiasi sistema di difesa nemico in una stanza. Sono tutti forti ragazzi gli operatori, però singolarmente non sono utili. Cioè ad esempio per usare Termite 9 volte su 10 ti serve un Thatcher vicino, perché comunque lui ti tira la MP, ti disattiva il sistema e tu metti la carica più potente. Sono sempre da usare in combo, ragazzi, ecco perché bisogna giocare questo gioco di squadra. Però
Le nuove mappe, ragazzi, sì, sono tutti i DLC sono gratuiti, ragazzi. Con il Season Pass avete solo il vantaggio di averli una settimana prima. E ad esempio gli operatori col Season Pass sono già sbloccati. Invece oggi saranno disponibili per tutti i nuovi operatori, ma costano 25.000 di fama a testa. Sono due nuovi operatori. No, tutti gli operatori, ragazzi, presi singolarmente sono forti, però dopo per giocare contro la squadra avversaria dovete sempre usarli in combo, se no singolarmente non riesci bene a usarli. Stessa cosa vale per la difesa, ragazzi, non solo per l'attacco. Vedi, sì, quel 16.893, quella è la fama. Con la fama puoi sbloccare i nuovi operatori gratuiti da oggi, ma costano 25.000 ognuno. Eh sì, spara. È per questo, ragazzi, anche apprezzo questo gioco, perché i contenuti comunque sono gratuiti. Il Season Pass ti dà solo diretto a un po' di tempo in più, ecco. Io, ragazzi, sto giocando su Xbox One. No, Attila, sono 25.000, non 2.000. Easy, i DLC ragazzi sono disegnati per giocatori che giocano tanto, mettila così. Per arrivare più o meno a 25.000 fama, ragazzi, mettete un 200 ore di gioco, più o meno. Ecco perché sono fatti così, ragazzi. No, in questo modo Lord ti spingono a giocare, ragazzi. È quello il loro obiettivo. Vabbè, ragazzi, però secondo me è una bella pensata comunque mettere dei DLC gratuiti, però dei DLC disegnati per coloro che giocano parecchio ad un gioco. Secondo me è una bella aggiunta. Allora, i nuovi operatori, Frost. Questo è per la difesa. Il JTF2 canadese. Ma io ho messo casuale, votate voi. Mi fido. No, non oggi, credo, una stasera. Esatto, Luca, è quello che penso io, ragazzi. Se veramente ti piace il gioco, a 25.000 ti ci chiudi un attimo a giocare, ragazzi. Con un paio di ore al giorno, secondo me ci arrivi. Lo so, ragazzi. Ogni tanto, purtroppo, l'attesa è estenuante. Dobbiamo Quello è vero, proteggere vi il do contenitore ragione. di biorischio. Grazie Difendiamo mille, la sala. Nerdocracy. Allora, trappole per orsi, ragazzi. Io le piazzo sempre vicino alle scale, perché comunque, mentre sali le scale, non ci fai caso. E sotto le finestre, ragazzi, molto molto utili, perché se uno entra col rampino cade proprio sopra la trappola e non può farci nulla. Vediamo. Allora, se loro sono arrivati, stanno sotto. Pensavo che l'ho preso. Siamo a 10 secondi. Mettiamo qui che c'è la doppia finestra, ma ne prendo uno Mancano da una 5 parte e uno dall'altra. secondi. No, scherzo, non mi riuscirà mai. Il nemico non ha trovato il contenitore di biorischio. Vabbè, abbiamo già nascosto l'obiettivo, buono. Avete spaccato voi sopra? Dimmi di sì. Ok. Allora, ragazzi, io sto gioco l'unica cosa. Ogni tanto mette un po' d'ansia. Perché in queste situazioni tipo io ho paura, cazzo mi arrivano da destra, sono fregato. Dall'altra parte invece ti sale l'adrenalina quando giochi di squadra e ti ritrovi in una situazione di svantaggio, quindi ti sprona a giocare. Qualcuno è stato preso dal mio tappeto trappola, ragazzi. Ecco, lo vedete, ragazzi, lui è bloccato lì ed è una preda. Ecco perché amo questo operatore, ragazzi. Stanno arrivando tutti a voi, è un'impressione mia. Ma non sempre. Sì, Mikael, molto forte quest'arma. All'inizio l'avevo sottovalutata, però è molto molto precisa.
Ah, ragazzi, le trappole per orsi sono un'aggiunta formidabile. Anche divertente, è vero. Che se rimangono chiusi lì fa ridere anche andarli a prendere perché li vedi lì sofferenti. Il problema è quando ci cadi tu, ragazzi. Succede spesso. Cioè, praticamente dietro questo muro. Ok. È attaccato lì con la cavo, ok. Ah, 3 su Nemico 2. avvistato. Cioè, la zona recluta, ok. Ma barzelletta. Ok, dall'altra parte rispetto a me. Aspetta, sento dei passi, zitto un attimo. Sì, vado dalle scale io. Non vedo. Un solo Ci siamo nemico uccisi a recuperato. vicenda. Questa è la differenza che può fare un colpo alla testa contro un colpo al petto. Non ci arriverà mai. Anche perché c'è quello lì vicino, secondo me. Uccidilo, ti prego. Come faccio ad andare fino a lì? Dai, dai, dai. Hai una Bravissimo. ferita, non muoverti. Grande. Buono, buono, Il nemico ha trovato il contenitore di biorischio. buono. Squadra Ci stavo d'assalto arrivando da eliminata. dietro. Missione Ce l'avevo qua, completata. vedi. Non era la mia destra, era dall'altra parte. Dai, gli sto facendo il giro comunque. Se non lo uccideva lui, lo uccidevo io. Ah, simpatico, Barbutus. Allora, questo ragazzi invece è l'operatore per l'attacco, sempre del JTF2 canadese. Buck. Con il fucile a pompa sotto canna, ragazzi, un po' tanto OP secondo me. Praticamente avete 4 armi, se considerate fucile d'assalto, fucile a pompa sotto canna, pistola, però il fucile d'assalto ha anche la modalità di fuoco a colpo singolo, quindi se lo usate bene diventa un semiautomatico. Molto molto preciso. Gli scudi no, sempre soliti ragazzi, il problema è che quel Trovate il bug delle armi contenitore di nere, biorischio. se ti prende sullo scudo, ti impedisce di giocare. Quello ragazzi, in effetti spero esca una patch il prima possibile perché molte volte rimani in questa spiacevole situazione. Ottimo lavoro, contenitore di biorischio Ah sì, probabilmente localizzato. stava facendo lo scout, stava facendo. Allora, ragazzi, in difesa ci sono due approcci che potete fare. Allora, il primo, ragazzi, è il classico, vi comunque Ancora mettete 10 secondi. sull'obiettivo, barricate bene o male tutto il possibile e state lì Inseguimento tra 10 fermi secondi. aspettando che i nemici arrivino all'obiettivo. Oppure quelli che vengono Raggiungete chiamati la posizione scout, del quelli che vanno in contenitore giro di per la mappa, biorischio. ragazzi, bene o male si mettono in posizioni un po' più atipiche, magari al piano di sopra, al piano di sotto. Nascosti bene e aspettano che voi comunque fate un determinato giro per magari prendervi da dietro o aspettarvi in un determinato angolo del gioco. Sono due stili diversi di gioco per la difesa, dico. Il cecchino c'è, ragazzi, è l'operatore che sta usando il mio amico Simo, è Glaz. Ha un fucile da cecchino semiautomatico russo. Ed è l'unico che poi come bonus proprio c'ha di equipaggiare un mirino che ingrandisce molto di più. Quello non te lo aspettavi lì, eh. Guarda un po' che c'è dietro la porta. Nitro cell. Se passavamo da lì eravamo morti. No, dimmi. Vabbè, scusa, Pronto, eh? Pronto a cadere? Vabbè, te la potevo Situazione mettere. delicata in transito. Vai. Aspetta, guardo io. Dai, ci stavo già cadendo sotto. No, non ho capito. Segnala. Lì, ok, l'hai spottato. Attività nemica. Smettete di Come difendere spotter, l'altare. no. Attività Proprio, nemica. no, Simo, Neutralizzate non ci hai preso per l'ambulanza. sbaglio. Ma è uscito, era lì. Perché?
l'ultimo difensore rimasto. L'ho ucciso, era quello che avevo ferito io. Mi ha dato i punti. No, Spagher, il drone l'aveva buttato il mio alleato, Simo, ma non l'ha visto benissimo il nemico, quindi gli sono caduto davanti poi. Sì, Venom, dopo ti invito. Ben fatto, contenitore ottenuto. T'ha ucciso. No, t'ha ucciso l'alleato. Vedi? Questo. E poi ti ha sparato. Allora, rimettiamo Frost, ragazzi, con le mie trappole per orsi. Io non voto, ragazzi, lascio fare a voi. Mi fido di voi. Allora. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Okay. Difendete la stanza. Io metto sempre le trappole per orsi sulle scale. Bella Venom. Ciao Trix. Allora. Da qua no. Qua. Piazzamento. Siamo a 10 secondi. Le placche le hai messe, Simo? Ah no, sei Doc, scusa, ho detto una cazzata. Ho visto male. Posizione contenitore di biorischio ignota. Tenetelo al sicuro. No, scusa, errore mio. Io sono nascosto. Aspettiamo che passa qualcuno. Ho notato. Non spacca troppo perché sennò. Ah, c'è uno in squadra, non c'ha 285 di ping. Sta laggando. Non da scatti. Mi sa sotto di me hanno fatto salta qualcosa. I suoni sono molto ben fatti, ragazzi, in questo gioco. Infatti vi consiglio di usare delle cuffie abbastanza potenti per giocare bene. Se dovete giocare tattico, ragazzi, decisamente. Hanno rotto qualcosa, Simo, sei stato tu. Oh, gli ho sparato in testa. Gli ho piazzato un colpo alla nuca. Altri 20 colpi alla nuca. Simo, c'ho un problemino. Minimo uno. Uno è finito sulla trappola. Siamo fregati. C'è pure il fumogeno, non vedo niente. Non so quanto sto messo male da 1 a 10. Pure io dico parecchio. Buono. C'è un nemico, primo piano. Hanno rotto qualcosa. Quella era per me. Il contenitore di biorischio. Uno è morto di trappola. Ecco ragazzi, questo è parlavo di adrenalina prima. Queste situazioni ti mettono sia ansia che adrenalina, però quando inizi a fare le kill. Cazzo, gli altri vanno sotto.
Secondo me c'è uno davanti, sì, ma... Vedi un po'... Secondo me dovrebbe essere lì davanti, però non so sicuro. Proteggete il contenitore di biorischio. Stanno Il entrando. nemico sta difendendo il contenitore di biorischio. Resta solo un operatore alleato. Ultimo nemico rimasto. Difesa contenitore di biorischio in pausa. Pensate al nemico. 15 secondi. Ok. 10 secondi e via. 10 secondi. Rimangono 5 secondi. 3, 2, 1. Vinta. Andiamo ragazzi. Non hanno preso il contenitore in tempo. Missione di difesa riuscita. Andiamo ragazzi, dai. È grande l'emozione, Piero. Naturalmente ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo adesso. Il Tachanka Michael è veramente forte effettivamente come operatore, però è molto poco usato, anche perché lo devi saper piazzare bene. Però effettivamente se metti una mitragliatrice e piazzate nel punto giusto, fai una strage. Non potevo controllare le trappole, ragazzi, ero chiuso davanti a due nemici. Se no, naturalmente uscivo e andavo a sparare quello sulle scale ferito. Era problematica come situazione quella di prima, ragazzi. Trovate la posizione del contenitore di biorischio. Sto entrando alla porta principale, vediamo. No, l'ho lisciato. Sì, ma l'hanno distrutto, piano sopra. Hai trovato l'obiettivo, Simo? Bella, Simo. Ben fatto. Il buono. No, no, è importante averci un riferimento. Bravo, mettilo così. Nemici. 5 secondi. Mi sa t'ha visto. Sì, decisamente t'ha visto. Non credo, ragazzi, che metteranno delle mappe aperte, perché comunque è un gioco d'attacco e difesa, quindi servono comunque degli spazi chiusi. Eh sì, se metti il fuse fatto bene ti diverti. Ecco, già è partita una smoke qua e una nitro cell. Vuoi che quello sta nello stesso posto dove si entrava prima? No, mi sono tirato la stun addosso. Odio quando lo faccio. Ci siamo, indietro. Però io stavo qua, è la stessa posizione di prima, ce ne sei messo. Me lo aspettavo. Solo che prima si era messo qua dietro e stavolta si è messo sotto il tavolino. Vedi un po' se riesce a fare una strage. Che la situazione è brutta. Io sto sotto. Io passo dalle scale. Tra 3 secondi sarò morto, quindi. No, ho spaccato la telecamera. Venticinquemila ogni operatore nuovo, ragazzi. Riprovo dalle scale. Attento. Prova. Piazza una carica a grappolo.
mica hai ucciso tutti. Aspetta. No, dai, tienlo. Vado, aspetta. Qua è pulito. Metti un fuse qua. Lì. Ecco, da dietro, dietro. Ciao Rato. Ero appena entrato ancora, non ci stavo guardando dietro. Ho fatto la cazzata, ti ci devo guardare io. Però eravamo appena entrati, non ci ho fatto caso. E vabbè Andrea, questi però sono nuovi, sono le DLC, quindi ci sta ragazzi. I DLC sono studiati per giocatori abituali, ecco, mettiamola così. Invece di pagare te lo sblocchi, però giocando parecchio. Secondo me è una cosa giusta. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Allora. Trappola. Ecco, già sono arrivati, eh. Ah sì, 250.000 ragazzi erano un pochino troppi. Da questo come se la cava. Siamo a 10 secondi. Attivazione jammer. Le scale sono coperte, sia da sopra che da sotto ci sono trappole. Piazzo il tappeto. Speriamo bene. Allora. Mi sono messo in un bel posticino. Ma io mi rinforzo pure la botola vicino a me. Non si sa mai, me la fanno esplode. Ti devi aspettare di tutto dai nemici. Sono pronte. No, era un attimo una situazione brutta, sono un attimo concentrato. Io preferisco Buck, ragazzi, per l'attacco. Frost è forte, per carità, però Buck, ragazzi, è tutto un altro mondo. Piazzo una barricata. Ok. Bravissimo, era l'ultimo. Buono. Bella partita. Io un attimo ero chiusissimo, non parlavo, infatti, scusate, ragazzi, ma ero veramente chiuso in quella situazione. Ne avevo uno davanti che mi teneva e uno che mi aveva spaccato la botola di dietro, quindi... Pensavo un attimo di essere chiuso, proprio morto tra due fuochi. Fortuna appena non hanno pushato. E anche il mio alleato mi ha soccorso, ragazzi, a colpi di fucile a pompa. Allora. Aspettate un attimo, ragazzi, andiamo a recuperare un altro giocatore. Oro 1, più alto.
Ma non lo so, ogni tanto lo fa, ma pure a me ogni volta mi dice oro 2, poi oro 3 e poi oro 2. Non ho ben capito. Sì, Lord Var, sono d'accordo. Allora, torniamo indietro, ragazzi, invitiamo Venom. Ah, invitato. Ciao, virus, a dopo. Sono già pronto su classificata, appena entra. Smeraldo. Aspetta un po', bravo che me l'hai ricordato. Lo sapevo che l'aveva comprata. Sì, anche io ho preso la skin smeralda. Ciao Raze. T'ho invitato, Venom? Aspetta, metto squadra aperta. Se serve. È aperta già, è vero. Il pompa forte pure del Frost. C'è un fucile a pompa ottimo, ho visto. Non l'ho usato, però l'ho visto usare spesso. Ah, ok, vero, mi dispiace. Sarà per la prossima, dai. Allora, vediamo, prossima partita classificata, ragazzi. Nel frattempo, ragazzi, che cerchiamo la partita sperando di non metterci molto. Vi ricordo il programma di oggi su Spazio Games. Io concludo alle 17 questa stream su Siege. Dopodiché ci sarà la redazione con Street Fighter 5, poi dalle 18 alle 21 Spazio Games Story con le repliche di alcuni live storici e dalle 21 alle 23 il nostro Whites giocherà Age of Empires 2, immortale capolavoro. Una giornata piena ragazzi qui su Spazio Games. Ricerca giocatore, bloccato palese. No, aspetta un attimo, aspetta. Ah, ok. No, un attimo non mi faceva proprio vedere la squadra, pensavo che sarebbe buggata totale. Un po' buggatino. Sì, Barbutus. Credo si sia buggato, ragazzi, palesemente. Torniamo un attimo. Vabbè, aspettiamo ancora fino a che non passa un minuto e 22, se no. Torniamo indietro. Matchmaking, grazie, ve lo concedo, è parecchio lento. Torniamo indietro, buggato il matchmaking, ogni tanto succede, purtroppo.
Ah, non me li ricordo, Simo. Hai 19, Andrea. Ok, mi sa che siamo quelli di prima, se non sbaglio. Unica pecca del gioco, decisamente il matchmaking. Allora, stiamo cercando di giocare in classificata, ragazzi. Le modalità del gioco sono casuali, come le mappe, ragazzi. Quindi capita una mappa e una modalità tra tre modalità. Cioè la modalità conquista, in cui c'è un unico obiettivo, ragazzi, da conquistare appunto a tempo. C'è la modalità con due bombe, in cui gli attaccanti devono piazzare un disinnesco su una sola delle due bombe, e i difensori naturalmente però dovranno distruggere nel caso venga piazzato. E poi invece c'è la modalità ostaggio, in cui c'è un unico ostaggio che deve essere preso dagli attaccanti e portato in una zona leggermente fuori dalla mappa per vincere. Le modalità purtroppo non si possono scegliere, ragazzi, è tutto random, quindi capita una mappa, una modalità tra queste tre. Problema matchmaking, me lo aspettavo. Devo rinvitare Simo. Purtroppo, ragazzi, ogni tanto capita. Non vedo più Simo online, ragazzi, credo sia crashato pesante. Andiamo a fare una partita. Adesso invece gioco in libera, ragazzi, perché sono rimasto da solo. Libera e classificata non cambia molto. Solo che in classificata si gioca, ecco, si tende a giocare un po' più seri, anche perché, beh, le statistiche vengono tenute, in questo modo viene delineato anche il tuo grado. PvP, mettiamola così. Libera invece un po' più per i giocatori che magari si avvicinano per la prima volta al gioco. Voglio un attimo provare magari. Allora, è capitata presidio in difesa su consolato. Sempre i nuovi operatori, ragazzi, quando posso, perché poi da oggi comunque, essendo il DLC gratuito, molte persone inizieranno a acquistare i nuovi operatori, quindi li potrò usare sempre di meno. Libera Spiker, puoi comunque guadagnare la fama e i punti XP. Però non viene tenuta traccia delle statistiche, sia a livello di sconfitte e vittorie, sia a livello proprio di ratio kill morti. Eh sì, Simo, non ti vedevo online. Credo che sei crashato. Prova a controllare. Caricamento completato. Ok, siamo spawnati. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Difendete la stanza. Allora, qui c'è una finestra. Poi Posizionamento tappeto. una la metto qui sopra le scale. Pronti ad accogliermi. Sì, ovvio, se vinci una partita classificata, ragazzi, sono 5.000 XP. Posiziono il tappeto. Fissi, però. Se vinci 4-0 e vinci
qualsiasi modo sono sempre 5.000 XP. Le granate ormai non sono più un problema. 10 secondi. Il drone nemico ha individuato. Ah, l'ha trovato. Devo distrarre. Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi. Nascondermi nel bagno? No. Qui sono altre scale. Ah, qua non mi sembra male come punto. Aspettiamolo qui. Tanto qui sopra non ci sono botole. Sì, sì, ma... Ho fortificato il muro! Allora... Preparo il nido. Ah ah ah, che simpatico Barbutus. Sono abbastanza tutti vicini a me, credo. Non mi ha visto. Ha visto. Perché non sei morto? Ti ho sparato la tempia. Guarda, si vede il buco del proiettile lì. Ah, che sfiga. Buono, 1 contro 5, vai, uccidi tutti. Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore. Il nemico sta prendendo il contenitore. Me l'ho levato assist. Difensori eliminati, missione fallita. Pesante questa. Allora, pack. Con la nuova mimetica, ragazzi. Le mappe, ragazzi, sono ben realizzate, secondo me anche ben strutturate. Mi piacciono parecchio, quasi tutte mi piacciono. Forse solo un po' quella nuova, ragazzi, la trovo molto difficile, Yacht. Ok che l'ho giocata anche poco, ragazzi, perché non capita molte volte, però l'ho trovata parecchio complessa. Se non stanno qua. Ben fatto. Contenitore di biorischio. Fortuna l'hanno trovato loro e sto brancolando nel buio. Ecco ragazzi, vi volevo far vedere la mimetica, invece scatta il bug delle armi nere, quindi non ve la posso far vedere. I'm sorry. Provo di sfiga. Andiamo avanti sempre con gli scudi, ragazzi. Sembra una cosa ovvia, ma non sempre. Metto la carica da infrazione. Vabbè, fai boom. Così rincula un po' tanto comunque, ho notato. Vai, l'ho buttato per terra. Ho messo parecchio un one shot.
Vediamo se sono. No, da dietro. Niente, nessuno che guarda da dietro. Meno uno. Ho già preso. Capace di se li fa tutti. Se è un attimo furbo, li uccide tutti. Cambio caricatore. Hanno ucciso proprio mandato per terra. Vediamo come giocano i miei alleati. Ho attivato il drone. Questi stanno insieme, credo. Giocano insieme perché uno non si metteva a usare il drone lì di fianco. La spara un attimo meglio, però ci sta. Quando spari in questo gioco, ragazzi, una cosa che ho notato spesso è che ti fai anche prendere dalla paura. Comunque è difficile sparare, quindi trovi in situazioni in cui inizi a sparare un po' random. Che sfiga, ti sei piazzato in botte dentro al muro. Non l'avevo mai vista sta cosa. Intanto, ragazzi, vi ricordo di lasciare un follow, come fa il buon Scovo. Grazie mille. Credo sia sempre lì sulla destra, appunto. Un attimo di tempo a fine frase. Prevedibile. No Locus questa sera. Sempre Frost. Nuovi operatori, ragazzi, mi piacciono troppo. Secondo me sì, Ezad, perché comunque è un gioco in cui ho visto la community italiana abbastanza attiva, ragazzi. Trovate spesso in partita comunque molti italiani. Quindi secondo me mettere su una squadra non è un progetto così assurdo. Certo, giocarlo da solo dopo, ragazzi, è un po' castrante per il gioco, perché comunque è un gioco pensato per le squadre. Piazzo il tappeto. Però secondo me mettere su una squadra, ragazzi, ci mettete veramente poco, quindi io ve lo consiglio come gioco. No. Ricarico. 10 secondi. Mancano 5 secondi. Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Sì, sì, anche da soli, per carità, ragazzi. Però da soli già è più difficile giocare e l'esperienza un po' cambia. Perché giocarlo di squadra, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Fare una tattica tutti insieme, anche una difesa tutti insieme, ragazzi, cambia profondamente il gioco. Però, ovvio, non è che poi è così brutto. Se vi piace il genere, di certo, ragazzi, vi trovate da Dio su sto gioco. Vi piace il genere un attimo ragionato, tattico. È la massima espressione, ovvio. Da sopra, molto sopra questa esplosione. Una cosa resa benissima nel gioco, ragazzi, sono i suoni. Con delle buone cuffie riuscite a sentire tutti i suoni della mappa e anche a regolarvi più o meno da dove sono i nemici. Ad esempio, questa carica l'ho sentita abbastanza distante, quindi ho preso così al minimo uno, se non due piani sopra di noi. Ancora troppa strada gli manca. Il nemico sta prendendo il contenitore. Ecco, noi eravamo tutti fuori a fare tutti gli scout. Nel frattempo uno è entrato. Sventate ulteriormente. Ah, sono entrati proprio dritti loro. Ok, per ora li hanno uccisi tutti, credo. No.
Dai, come ha fatto a girarsi questo? Questo ha fatto una giocata assurda. Risolviamo dietro, si è girato e mi ha ucciso. Solo difensore Ah, rimasto. stavo ricaricando. Permette al nemico di prendere il contenitore. Ah, io ve lo consiglio, ragazzi, come gioco. Anche perché appunto adesso si è abbassato anche di prezzo. Nuovo caricatore! Speriamo di vincere, ragazzi, ne manca solo uno. Buono. E trappola per orsi, ragazzi, vediamola. Ti prego, falla vedere. Lui si scappa. Non se l'aspetta. Morte bruttissima, ragazzi. Veramente brutta. L'ho piazzata bene quella trappola, a quanto sembra. Ecco, ragazzi, questo è un altro modo per piazzarle bene. Se le mettete in punti dove poi magari sono punti di fuga, la gente corre perché comunque era inseguita da tre nemici. Non ci ha pensato, cazzo, guardo per terra. Una cosa basilare, eppure non ci ha pensato. Ci ha regalato un punto. Trovate la posizione del contenitore di biorischio. Allora, entriamo. Loro sono entrati niente da qui. Ok, non è sotto. Ottimo lavoro. Contenitore di biorischio Era parecchio localizzato. sopra, quindi non l'avrei mai trovato. Triplo spot. Inserimento tra 5 secondi. No, sono andato addosso al jammer. Ciao Luca. Contenitore di biorischio Ciao Deb. individuato. Raggiungetelo. Erano tutti lì, quindi. Se questo mette il fuse lì, dovrebbe fare una bella strage. Manco uno, che sfiga. Sarà una porta, una finestra che si sono scordati. Oh. Vabbè, siamo rimasti in due. Bella non è. Vedo che dico che questo operatore è molto molto forte. Ah, mi hanno preso in due. Bella Dudo. Mi hanno preso in due, ragazzi, mi hanno fregato di brutto. Stavo anche tirando la stun. Onestamente, Vazza, non so risponderti a questa domanda. Questo gioco comunque lo considero molto ben fatto, molto ben realizzato. Dipende anche dove lo giochi. CSGO, ad esempio, è solo per computer. Questo gioco è invece diffuso per console anche. Ovviamente anche dalla piattaforma. Sì. Fa parte. Ecco che ci abbiamo preso 3-1, ragazzi. Papam, proprio. Vai, Simo, entra se riesci. Allora, io ragazzi faccio un'altra partita libera perché classificata ho paura duri troppo, se no partite classificate possono durare anche 20 minuti a volte.
Ok. Ah, io non l'ho notato. Effettivamente alcune volte, sì, alcuni bug sono stati introdotti, ragazzi. Nel netcode non lo so, onestamente, però alcuni bug ci sono, ragazzi. Le armi nere, lo avete visto. Alcune volte le coltellate non funzionano. Cioè, non lo prendete proprio, anche se siete a 1 mm di distanza. Purtroppo, sì, ho visto alcuni bug in più, ragazzi, ma spero che comunque esca presto una patch per sistemare tutto. Che comunque è un bel gioco, vederlo afflitto così da questi bug, ragazzi, è un po' brutto. Speriamo la partita che inizia subito. Ecco, niente, Simo, con te non riesco a giocare. Dai. Allora, se no provo anche a fare una caccia ai terroristi. Questa ragazzi è una moda di te, si può giocare anche da solo. Ah, visto che c'è Simo. Andiamo in due, va. In normale, ragazzi, perché in difficile ci distruggono. Così almeno è una cosa che facciamo subito. Questa modalità invece potete giocare sia matchmaking sia appunto come vedete squadra locale ed è contro di bot. Avete delle missioni specifiche, ragazzi, dovete uccidere o tutti i terroristi o fare determinati obiettivi. Io prendo anche Buck qui, così andiamo con montagne. E questa non è online contro giocatori reali, ma contro il computer. La difficoltà è molto alta, anche metterla a normale, ragazzi, è un bel livello di sfida. Il realistico è veramente Eliminiamo tutti i nemici. allucinante. Ricordate il piano, ma state Ah, ok, li pronti. dobbiamo ammazzare tutti, buono. Qualunque cosa ci succeda, il... No. Vabbè, c'è il fucile a pompa sotto canna. Non ti preoccupare. Apro da qua, eh. Vai. Sì, solo una secondo te. Mi piace quando sei così positivo. Ah, qua è tutta. Ah, questa lasciala perdere, questa è la stanza finta. Salta. Passiamo dall'altra parte perché quella è la stanza piena di nitro. Oh cazzo. Non me l'aspettavo. Ci sono rimasto malissimo. Vai, eh. Vai. Allora. Qua non si poteva mettere il rampino, ecco. Ma lo spacco qua sopra. Buona. Stun, era la tua. Apro di qua, Simo. Di qua a destra. Attento. Vai, fatto là. Cazzo, mi sono messo pochi colpi. Irritato. Irritato. Ragazzi, com'è? Non sembra tanto facile. Ciao Easy, attento arriva quello con gli esplosivi. Buttato giù. Quello ragazzi è un kamikaze. E un altro da sopra ne arriva. Fortuna quell'headshot. Ha fatto anche un bel volo realistico ragazzi comunque. Molto da film, però scenico. Ah, aspetta, arrivo pure io, mi sono finito i colpi di pompa. Così è tutto. Arriva qualcuno, coprimi dietro. Ok. Ah, di coltello proprio così, cattiveria. Qui sulla destra forse uno controlla.
Questo era solo il primo piano, eh? Sì, mo, ne mancano altri due. Vai. Tenta le nitro. Pure le stun ci smetti. Come vedete, ragazzi, il pompa secondo me un pochetto più. È l'ultimo lì in fondo. Aspetta. Non ti sporge, non ti sporge. Vai. Nuovo caricatore. E sta stanza è libera. Buono, controllavo la sinistra. Qua è vuoto. No, qua era la stanza di prima piena di C4. Sono one shot io. La stanza piena di C4 non me l'aspettavo proprio. Dai, avanti tu, io sono one shot, eh. Quanti ce ne stanno? Parecchi. È così, mi è una nada, ma non ce l'abbiamo. Vai, vai. Sono rimasto senza colpi, cazzo. Dove stavano? Sulla sinistra, vero? Sì. Cazzo, c'è il C4 però in quella stanza. Devo fare il giro. Così vivo più tranquillo. Ok. Arrivo. C'è nessuno. Cheat. Come vedete, ragazzi, non è facilissima come modalità. E questo è il normale, la più bassa difficoltà possibile. In realistico, ragazzi, vi sparano un colpo in testa appena entrate, veramente. Ok. Preso. Difensori neutralizzati, vittoria per gli attaccanti. Buona. Mira pessima all'inizio, però poi mi sono ripreso. No, Deb, non ci sono kit medici, ragazzi. C'è solo il medico che però ti può tirare su quando sei a terra quello lì che stai sanguinando. Ciao, Barbutus. Buona, dai. Allora, rifacciamo la stessa missione, Simo. No, no, no. Rifai la stessa. Clicca X, così partiamo subito. Allora, io vado sempre in back, quasi quasi 10. Fucile a pompa, bene o male, riesco a sfondare parecchie robe. Come sempre vi ricordo, ragazzi, dopo di me ci sarà la live della redazione con Street Fighter 5 fino alle 18. Dalle 18 poi invece Spazio Game Story, le repliche di alcuni live storici. E dalle 21 questa sera con Whites. Con un classico immortale, Age of Empires 2. Eliminate tutti i nemici. La stagione di caccia è aperta. Ah, lo sai, è bello, non è il mio gioco. Ah, hai preso Ashe alla fine, come mai? Ah, ok. È vero. Ma forse si era buttato qualche finestra perché avevo sparato, può essere. Vai, buca. Ah no, questa è rinforzata. È rinforzata, Simone. Spacca questa qua sotto. Spacca quella lì. Ah, no, spaccala con Ash, dai, è uguale. Ding dong. Ah, c'è uno esplosivo. Sento un kamikaze. Attento, eh. No, no, tirati dietro e se passa da lì esplode. Era lui? No.
Mi sa, l'ho trovato io perché l'ho messo un one shot. Detto che t'arriva, mi sa. T'ho pure detto. Ah, te l'ho detto, è pieno di C4. Ok. Vai. Questo si è sopravvissuto da culo, eh. Benvenuti a tutti, ragazzi. No, mi sa delle granate, no. Ok. L'ho ucciso. Ho sentito proprio il tin tin tin. Ero convinto di essere morto. Ah, qua a sinistra, eh. Vuoto, tutti lì. Ok. Non è facilissima, ragazzi, la modalità, nonostante abbiamo messo normale. Il realistico è già eravamo morti una quindicina di volte. Ok. Ultimo piano, mi sa. Sì, questo è la buona pure di tutto, anche perché se ci passavamo davanti, fidati che ci sparavano. Mancano gli ultimi due piani, dai. Sono nel filo spinato io. Preso. Oh cazzo, di filo spinato. Carica piazzata. Ok. Preso. Qualcuno si sta muovendo. E qua due. Uno messo un one shot, uno morto. Buono. Sette nemici rimasti. Non ci andare vicino perché quelli esplodono di prossimità quando lo usano loro. Al posto di me, andiamo sopra. No, questo ragazzi è decisamente l'operatore credo più forte del gioco. Le ho visto i piedi. Aspetta, aspetta. Fini col piede pompa. Stun. Lasciare il brutto. Preso un altro. Sto riprendendo munizione, aspetta. Ancora tre nemici. Dai, ne mancano tre. Buono. E io mi sono preso pure un'esplosione di nitro all'ultimo. Bella. Come vedete, ragazzi, anche il single player offre delle belle cose interessanti, ragazzi. Le missioni sono anche parecchio difficili, dipende anche cosa ti capita e quale difficoltà scegli, ovviamente, ragazzi. Però comunque molto interessante come modalità. Aggiunge qualcosa in più al gioco che forse manca per il fatto che non c'è una vera storia single player. In questo modo mi sono anche fatto due sfide, ho guadagnato 450 reputazioni aggiuntivi. Allora torniamo al menu. Ops, per sbaglio ho abbandonato il mio fedele compagno Simo, ragazzi. Ciao Simo. Tanto ragazzi, tra poco io devo staccare. Rimango ancora qualche minuto online per eventuali domande, ragazzi, su Rainbow Six Siege. Un gioco che comunque, ragazzi, mi ha veramente preso, non me lo aspettavo. L'ho preso un po' sotto gamba all'inizio, anche perché la beta è stata, diciamo, un po' deludente. Però il gioco si è discostato parecchio dalla beta, ragazzi. Ed è diventato un bel prodotto. Qualche errore è stato commesso, ragazzi, comunque il matchmaking è ancora un po' traballante e l'ultima patch effettivamente ha un po' peggiorato la situazione con l'introduzione di nuovi bug. Però rimane comunque un gioco piacevole che esce un po' fuori dal coro degli FPS corri e spara, aggiungendo quel livello tattico che invece a me piace, ad esempio. È un gioco da giocare decisamente di squadra, ma che secondo me, se vi piace il genere, potete tranquillamente affrontare da soli nel frattempo che cercate una squadra. Siamo su spazio, ragazzi, per il progetto che vi abbiamo detto qualche giorno fa. Ricordo che infatti dopo di me, tra pochi minuti, andrò online alla redazione con Street Fighter 5. Quindi mi raccomando, rimanete qui, ragazzi.
Tanto vediamo, metto le mimetiche, va, ne approfitto. Operatori. Questi due blu, ragazzi, sono i due nuovi operatori introdotti ovviamente oggi. Ufficialmente, invece, per coloro che come il season pass erano disponibili già da una settimana. Allora. Questo devo provare il Super 90, si ispira come fucile. Senza 3 metri, no. Di mimetiche, ragazzi, ce ne sono parecchie. Alcune sono a pagamento, altre possono essere sbloccate, come la maggior parte di quelle che utilizzo io, tramite sfide con Uplay. Quindi anche quella è un'aggiunta interessante, ragazzi, per tutti gli amanti della personalizzazione a livello estetico. Gli operatori non sono effettivamente personalizzabili, ragazzi, potete solo modificare le armi a livello sia di accessori, sia comunque di mimetiche, eccetera. Allora, io per oggi concludo qui, ragazzi, la live. Vi ricordo, tra poco andrà online la redazione. Naturalmente, ringrazio tutti i nuovi followers e tutti quelli che mi hanno seguito in questa live su Rainbow Six Siege. Vi ricordo che tra poco andrà online la redazione con Street Fighter V. Vi riconsiglio quindi di rimanere qui. Grazie mille ancora a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!